Dal menu principale di Outlook 2007 vai sul menu Strumenti e Impostazioni Account. Clicca sul pulsante Nuovo. Seleziona l'opzione Configura manualmente le impostazioni del server o tipi di server aggiuntivi e premi su Avanti per procedere. Scegli l'opzione Posta elettronica Internet e vai nuovamente avanti. Dalla schermata Impostazioni Posta elettronica Internet inserisci i dati richiesti. Nel campo Nome digita il nome con cui verrà identificato l'account di posta. Su Indirizzo di posta elettronica indica l'indirizzo completo della casella che vuoi configurare. Dal menu Tipo account seleziona la voce IMAP. Su Server posta in arrivo imposta l'indirizzo imaps.pec.aruba.it. Su Server posta in uscita imposta l'indirizzo smtps.pec.aruba.it. Su Nome utente accertati di inserire per esteso l'indirizzo della casella che vuoi configurare. Se hai attivato la verifica in due passaggi, non puoi usare la password associata alla casella PEC, ma per motivi di sicurezza devi generarne una dedicata per l'utilizzo esclusivo della casella e dell'archivio PEC su un programma di posta. Per generare la password per il programma di posta, consulta la guida alla pagina generapassword.pec.it. Una volta generata, immettila nel campo Password. Mantieni attiva l'opzione Memorizza password. Assicurati che la spunta su Richiedi accesso con autenticazione password di protezione non sia abilitata. Poi vai su Altre impostazioni per continuare con la configurazione. Dalla finestra Server della posta in uscita attiva l'opzione Il server della posta in uscita SMTP richiede l'autenticazione e utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo. Nella finestra Impostazioni avanzate, accertati di selezionare su entrambe le porte la voce di menu SSL in corrispondenza di Utilizzare il tipo di connessione crittografata seguente. Per l'uso del server IMAP, verifica che la porta sia la 993. Per l'uso del server SMTP, imposta la porta 465. Vai su OK per salvare le impostazioni. Avanti. E poi fine. La configurazione è completata, ma rimane ancora un ultimo passaggio. Devi scegliere una cartella per il salvataggio di una copia dei messaggi inviati. Seleziona dal menu Strumenti la voce Impostazioni Account. Seleziona l'account PEC appena salvato e poi clicca su Cambia. Vai su Altre impostazioni e nella finestra Cartelle seleziona l'opzione Scegli una cartella esistente o Creane una nuova per il salvataggio della posta inviata con questo account. Espandi successivamente le cartelle cliccando su Più fino a selezionare la cartella Inviata. Premi OK, Avanti e Fine. Chiudi la schermata dal pulsante Chiudi. Prima di considerare terminata la configurazione del client di posta, esegui un test di controllo inviando un messaggio sull'indirizzo di posta certificata al fine di verificare l'invio e la ricezione dei messaggi. Per eseguire la verifica, accedi a Webmail PEC, raggiungibile dal menu in alto a destra del portale PEC.it, oppure apri una pagina web e digita l'indirizzo webmail.pec.it. Autenticati con il nome della casella PEC e la password. Assicurati che il messaggio inviato tramite il client di posta Outlook sia visibile nella cartella posta inviata della webmail in modo da confermare l'avvenuta sincronizzazione della cartella stessa.